Welcome to Miro TV! Ragazzi, sono qui con Miroson. Questa volta il like ve lo chiedo prima perché è ufficiale. Miroson debutterà con la maglia dell'Islanda contro l'Olanda e poi probabilmente giocherà anche contro la Svezia. Sì, ci hanno chiamato in nazionale. Miroson giocherà con i vichinghi, con i suoi compagni, quantomeno di nazionalità. Debutteremo il 7 ottobre, quindi probabilmente tra due video, almeno credo. Ragazzoli, sono felicissimo di questa cosa. Forse sono più felice io che lo stesso calciatore, ma per me è davvero tanta roba. Ci aspetta la partita con l'Atalanta. Vediamo un po' se siamo ancora di volare, spero proprio di sì. Abbiamo fatto l'allenamento, vediamo un po', ti ho inserito nella... Ok, vediamo un po' cosa ci dicono. Giocatori impegnati con le nazionali, Giorginio, Insigne, bla bla bla. Noi siamo di questa lista qua, Miroson con l'Islanda. Bellissima questa cosa. Bellissima, giochiamo titolari come già detto, come al solito, Tridente Meraviglie, Miroson, Callejon e il grandissimo Lorenzo Insigne. Lorenzo il Magnifico, che spero ci faccia altri bei assist. Tutto pronto ragazzi, siamo allo Stadio Olimpico, o meglio, facciamo finta che siamo al San Paolo, battiamo noi. Dai Napoli, andiamo a vincere anche questo, io non vedo l'ora di giocare con la nazionale, però qui... Adesso dobbiamo fare altri tre punti e dobbiamo fare altri gol a Miroson, ragazzi, che è partito in una maniera incredibile. Perdono palla in maniera clamorosa, Insigne cerca Callejon, secondo me poteva tentare la conclusione. Cerchiamo di rimanere in avanti. Maggio, ormai ha rubato il posto di Isaiah, è incredibile questa cosa. Allan, Callejon, inserimento perché non ce l'ha messa dietro al difensore, dietro a Palomino, mannaggia la trota. Ancora l'Atalanta con Spinazzola, vedete voi, Spinazzola va sul fondo, ragazzi, marchiamolo a uomo. Allan, marchiamolo in contropiede. Occhio, Miroson cerca e vede Insigne, la velocità di Lorenzo Insigne va via benissimo, fallo Insigne, non è fallo. Occhio di nuovo all'Atalanta ragazzi, col Papu fa davvero paura, palla in mezzo col Papu, Cristante tira, ci mette la gamba a Koulibaly, quale gamba non lo so, però ci ha messo paura perché ragazzi il Papu Gomez è mostruoso, Jorginho qui esce, noi forse siamo andati troppo larghi, cerchiamo di non far tirare Palomino. Mamma mia, non male che ha tirato da spalla la porta, anche se è pedaglio, però occhio ragazzi. Lorenzo, innescato da noi, la giriamo ancora di là, Jorginho, vediamo un po' cosa si inventa l'ex oramai playmaker del Napoli, Allan. Mamma mia che cazzo ha fatto Allan ragazzi. Che cosa imbarazzante che ha fatto Allan. Qui palla profonda di Betagna. Gol di Ilicic. L'Atalanta va in vantaggio in casa del Napoli. Giustamente, ragazzi. Giustamente, guarda lì che buco. Cioè, dove cazzo è Mario lui? Ma perché non gioca Gulam? Mamma mia. Callejon. Partiamo ragazzi, dai, veloci, perché non ha fatto 1-2 che lo mandavamo in porta? Ora ci manda in porta a noi, Miroson, troppo alto sto sinistro, almeno si alza la votazione, ma almeno facciamo un tiro ragazzi, Napoli bruttissimo, qua cerca lo squillo Miroson, palla che non passa poi manco così lontano, potevamo fare di meglio, assolutamente. Fine primo tempo ragazzuoli, bruttissimo Napoli, Atalanta giustamente in vantaggio e qua ci inquadrano anche la loro tifoseria venuta qui allo stadio per vedere un'ottima squadra ragazzi, un'ottima squadra, 7,2 sì, ma stiamo facendo davvero molto poco. Ma facciamo un brutto palla a centrocampo su Cristante, così abbiamo fatto sentire i tacchetti, ma almeno ci facciamo un po' sentire, ecco, rischiamo già un altro fallo, tempismo mediocre, ma sti cazzi, vai Caleo, dai, cosa fischi? Ma che ha fischiato ragazzi? Cosa ha fischiato? Ma che cazzo mi frega di Thiago Alcantara? Mamma mia cosa ha preso Reina. Mamma mia, non l'ho commentata ragazzi. Riguardiamo il replay, guarda quel colpo di... Ma chi è il Papu quello? Cosa ha preso Reina ragazzuoli? Mamma mia. Napoli allo sbaraglio contro l'Atalanta. Come più o meno nella realtà, quando si gioca con l'Atalanta si vedono sempre partite strane. Ora cerchiamo di ripartire. Reina, che cazzo non la fai? Guarda, ci costringe a fare una cazzata. Petagna, non facciamolo tirare. Brutto Napoli, ragazzi. Spero che il mister faccia qualcosa perché stiamo giocando davvero male. Callejon, vede a noi. Miroson, aspetta. Miroson, che giocata lì dell'islandese. Occhio qui a Diawara. Diawara, Insigne, nessuno ha le palle per tirare, anzi sì, Giorginho più al palo, ha detto cazzo, nessuno ci tira, alla fine tira Giorginho e prende pure il palo, dai ragazzi, dai Napoli, Giorginho la mette in mezzo, Miroson,
Brutto errore dell'attaccante. Ha sprecato la palla del pareggio. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Questi siamo magnati. Vabbè, non era manco facile. C'è il difensore in pressione. Questo smadonna sempre. Se segno smadonna, se non segno smadonna. Foro Miroson, ragazzi. Foro Miroson. L'Atalanta che gioca davvero bene. O siamo noi che stiamo giocando male. Fatto sta che stanno vincendo loro. Tonelli, dai ragazzi, mandiamo avanti sto pallone. Dai, vai, 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 vai. Giorginio, trotta in avanti. Mamma mia, Maggio, ragazzi, quanto è lento. Bella così. Dai, diavolo. Ragazzi, stanno dormendo. Cioè, Diawara che cazzo sta giocando a fare sta partita? Perché non esce? Ha sbagliato 75 palloni. Boh, facci Allan. Dai, ragazzi, proviamoci col mare. Dai, dai, dai. Occhio a Miroson. Vediamo un po' cosa combina. 1-2 con Jorginho. Un classico. Un classico. Ci prova Miroson. Sto tiro di merda, ragazzi. Pure noi ci stiamo provando, ma non indoviniamo manco la traiettoria di un tiro fuori aria. Sì, era complesso, c'era il difensore davanti, però potevamo fare molto meglio. Rispetto a prima qua, mi sento dire che ho sbagliato di più io. Ci dobbiamo riuscire, ragazzi. Stiamo facendo qualche occasione a differenza del primo tempo, lì il cazzo è che è andato a vuoto. Castagne, che cazzo ha fatto Castagne? Dai, su, Castagne. Castagne, Cornelius, è entrato pure Cornelius. Un altro vichingo, mi viene da dire. Occhio a Cristante. Cristante ci fa la skill, i mortacci, sua. Dai, che schifo. Ci porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spazio. 92-0, Cristante ci ha preso per culo a noi, raga. Guarda lì che m'ha fatto. Se può vedere sta cosa. Questo ha segnato un'angolazione impossibile. Reina stava a dormire. Qua. Beh, non stava a dormire, ma poco ci manca, dai, mamma mia. Atalanta giustamente 2-0, ragazzuoli, bisogna darci una secchiata d'acqua fredda in faccia dopo sta partita. Azione Tonelli, Tonelli, Miroson, 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 cazzo Tonelli deve fare l'assist a Miroson, ragazzi, ci rendiamo conto che partita che è stata. Qui una sveglia da fuori aria, quello è Tonelli che gli ha passato la palla. E poi qui che faccio, raga? O la ripasso a Caleon o mettendo la conclusione particolare. E mi è riuscita stavolta a differenza di prima. Miroson la mette dentro. Dai, dai, non è finita. Quanto siamo qui? L'82esimo, dai. Ce la possiamo ancora fare, almeno un pareggio. Parte il tiro. Reina, perché devi fare ste parate classiche? Mamma mia, quella l'ha stoppata di quella mano. Esce Spinazzo, ma lui ha fatto una buonissima bottiglia. Mortacci sua. Mario lui, dove ni. Cioè, ragazzi, se non vengo a prendermi la palla lì, non avanzano questi. Dai, ultima azione, non fischiare che me le. Vai. Dai Galeon! Oddio, Miroson sulla fascia! Non ce la facciamo più! La palla in mezzo! Ottima chiusura difensiva, no, situazione gara complicata. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Che cazzo ha fatto insieme? Risultato che è rimasto in piedi. Stecchiamo clamorosamente in casa, ragazzi, al San Paolo davanti ai nostri tifosi. 2-1 per la Dea, giusto? Sì, giustissimo. Purtroppo abbiamo fatto davvero poco e nulla. Addirittura l'assist a me l'ha fatto Tonelli. 8,1. Cioè, è bello per Miroson che continua a segnare in Serie A. Sì, buono. Mi sembra il terzo gol, se non mi sbaglio. No, ragazzi, qualcosa deve cambiare. Spero che per la prossima partita faremo decisamente meglio. Assolutamente proprio. Non si può vedere una cosa del genere. Ragazzi, quanto è bella sta schermata. Ma quanto è bella sta schermata. Cioè, giocatore del mese, Miroson. Nulla da dire. Abbiamo fatto 3 gol in 2 presenze in Serie A. Sono felicissimo. Poi guarda quanto si vede, quanto è gasato. È stato un importante mese anche per conquistare la nazionale. Non vedo l'ora di giocarci. Non vedo l'ora di vedere Miroson correre con la maglia dell'Islanda. Ora proseguiamo e andiamo a vedere contro chi ce la giochiamo quest'altra partita di questo video. Ragazzuoli, Bologna-Napoli. Il tridente è confermatissimo. Gioca anche la stessa difesa. Ma mi viene da dire, dove cazzo è finito Isai? Dove è finito Rabiot? Dove è finito Goulam? Vabbè, giochiamo ancora con Diawara e Jorginho, non mi fanno impazzire insieme come nella realtà l'altro canto, ragazzuoli. Speriamo bene, dai Napoli, Bologna-Napoli, andiamo a sistemarci un attimo qui le magliettine. No, già lo sapete che io proprio non lo posso vedere. Proviamoci, speriamo che vada bene. Leggenda di coperto, perfetto ragazzuoli. Controlla Miroson e andiamo a vincere questa sfidozza. Ci inquadrano Miroson, probabilmente si sta parlando del suo ormai imminente debutto con la nazionale islandese, ragazzuoli.
non vedo l'ora di far coppia forse con Tim Gasson, come cazzo però si chiama, con Tim, io lo chiamo semplicemente Tim. Siamo allo stadio classico, faccio finta di stare al Dallara se non mi sbaglio, qui quadra nuovo, Mirante, nuovo portiere della Roma, d'altro pianto, da qui di sta. No, non c'è destro, ero sicuro che quello fosse destro. Tutto è pronto per le emozioni della sfida tra Bologna e Napoli. Mirosan, subito lui fa alzare il gioco del Napoli. Eccolo qui, Giorginio innesca Mirosan che guarda Galeon. Galeon fa la finta. Mirosan vede Insigne, che cosa avevamo visto, ragazzuoli. Che palla che aveva dato Mirosan, che visione di gioco. Buon Napoli, subito all'area in Baggio. Diawara ci vede stavolta. Noi possiamo vedere il terzino sinistro, ovvero Mario Rui. Mario Rui scatta, forse ci può servire Diawara. Diawara viene servito. Diawara. Non la passiamo di prima per Caleon, che viene buttato giù. Niente. Scarsa morto. Ma fanno vedere che è a terra, così rialza. Questo è un miracolo momentaneo. Niente calcio di rigore, va bene così, però almeno facciamo una buona azione d'attacco. Mirosan, dopo palla e poi entra la conclusione sul secondo palo. Mamma mia, cosa abbiamo tolto lì, ragazzi. Che palla che abbiamo tolto. Ancora Napoli. Diawara. Recupera palla. Intercettato bene il pallone. Diawara ci serve, noi possiamo partire con Mirosan. Mirosan vede Lorenzo Insigne. Insigne, che giocata che ha fatto ancora Mirosan! Ma che tiro c'ha da distanza! Ma che tiro c'ha da distanza! Mirosan! Pure alza da Napoli! Ragazzi, quanti assist su da Insigne? Mamma mia, guarda lì! Appena c'ha sto spiraglio tra il difensore e il palo più lontano è la fine, ragazzuoli. Là ok, non era posizionato benissimo Mirante, ma che pezze che tira, che è il vecchio Higuain, può accompagnare solo, ragazzi, può accompagnare solo. Che giocatore questo qui, Mirosan, quarto gol in Serie A, eccezionale. Occhio qui al Bologna, che prima del primo tempo cerca di andarla a pareggiare, volendo reagire, non volendo non sembrare una squadra alle corde. Ancora Mirosan come lotta, ragazzi, questo vichingo, questo giovane top player, questo straordinario calciatore. Fine primo tempo, Bologna un po' alle corde, soprattutto dopo il gol dell'islandese. Bene così, ora via col secondo, dai Napoli. Occhio Zemaili, proprio l'ex Napoli, cerca di impostare indietro per Pulgar, ci mette lo zampino mare chiaro, lo buttiamo giù, in cazzo Don Sa, occhio, sì, vabbè. Mi abbaglia anche il Chiane, ragazzuoli, perché ha segnato il Bologna, ma a volte vedo cose assurde su FIFA. Perché non è stato marcato questo tizio? Perché non hanno tentato di buttarlo giù? Ok che stava in aria, sì, ma lì perché non lo pressa il 62 lì? Tosun, sì, ha preso pure il posto di Matti a destra, c'è pure il 10, ma guardabile, una roba del genere inguardabile. Occhio ancora al Bologna, ragazzi, che si sono scatenati dopo il gol. Verdi, vede Don Sa, mamma mia, meno male che esce Reina. Lasciamo stare come Tonelli, torna in attacco Tonelli, incredibile. Colui che ha già fatto un assist a differenza di qualcun altro. Occhio a Caleon, ce la serve sulla corsa, che non abbiamo giustamente. Occhio qui a Caleon, può mandarci uno contro uno. Mirosan a giro! Ancora lui! Ovviamente potrebbero trovare spazi in quel piede. Un'analisi tattica perfetta. Due a un. Tutto quello che hai detto. Dai! Che azione del Napoli! Ci mette sempre lo zampino. Ciccio Tonelli, vai qui a giro. Sul. Sotto la traversa, più che altro. Sotto. Questa è bellissima inquadratura, ragazzi. Guarda come gira. Guarda come. Eccezionale, eccezionale veramente. 2-1 a Napoli, ce lo dice anche la grafica. Dai! Bologna non si arrende, ragazzi, non si arrende sto cazzo di Johnson Baby Olio. Dai, 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 Tonelli, mamma mia, ragazzi, perché non gioca a centrocampo apposta di Diawara, Tonelli? Vai, gioca, mamma mia, proprio non perdeva una palla bruttissima. Vediamo un po' Mario Lui spostato un po' più avanti, ancora Insigne che insiste di testa, sbaglia lui, sbagliamo noi, sbagliano tutti. Il Bologna continua ad attaccare con Verdi, faccio. Prova il tocco sotto per scavalcare il portiere. Che cazzo di pallonetto. Traversa, meno male, esce via Bulgari, entra via Bianca. Mamma mia, raga, mamma mia, ho strippato. Napoli all'arembaggio, Mirosan guida l'attacco. Oddio, Insigne può fare una delle sue invenzioni. Può cercare la nostra testa.
Tonelli forse fa la sponda, tira, che cazzo fa, non lo so. Il Napoli proprio però all'arrembaggio, come... Io non capisco perché siamo all'arrembaggio, perché Tonelli è rimasto lì dopo il 2-1. Occhio, occhio. C'è anche Dosun, non so manco chi sia, ragazzi, non so manco chi sia. Caleone la prende, no. Giorginio, fai qualcosa, bravo, ce la passa a noi. Alziamo questa squadra, non sbagliamo, Marechiano, non sbagliamo pure tu. Cerchiamo di mandare Tonelli. Dove cazzo va, dove cazzo va? Vai, Miroson, cerca Tonelli. Tonelli, occhio, può aspettarci. Tonelli, può mandarci in porta. Lo fa. Mamma mia, che tiro di merda, ragazzi. Che tiro di merda, no, che è finita. È finita, è finita. Il Napoli batte anche il Bologna 2-1. Grazie a Miroson, ragazzi. Questo assolutamente grazie a Miroson. Una perla incredibile. Da limite dell'aria, una bella sotto l'incrocio dei pali. Quella non l'avrebbe mai presa nessuno. Prendiamo un 9,2, che Miroson è pronto per l'Islanda, è pronto per il Napoli, è pronto per tutto sto ragazzo. Io direi di salutarci con questa classifica, ve l'ho fatta vedere anche se molto parziale. Abbiamo 3 partite, 6 punti, abbiamo perso contro quella dell'Atalanta. Atalanta però che non è che ha fatto molto meglio di noi, ha fatto 4 punti, quindi va bene così. Ragazzi, ora mi raccomando, lasciate un bel like, fate quello che vi pare, commentate, come dire, iscrivetevi. Too sweet e dai Napoli!